Contro Asciano arriva la prima sconfitta stagionale casalinga per l'Amen Scuola Baschetta Arezzo, la seconda consecutiva di un punto dopo Montevarchi, e un passo falso giunto dopo una gara a due facce da parte del quintetto di Pacini. Davanti ancora una volta a un pubblico molto numeroso gli Amaranto partono con fiducia portandosi rapidamente in vantaggio. L'Amen colpisce a ripetizione dall'arco dei tre punti, allunga prima 19-12 al decimo, poi 37-27 all'intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatori però la formazione di casa si blocca offensivamente Asciano guidata da Niccolò Franceschini e Sprugnoli con un solidissimo Casini prima ricuce lo strappo poi sorpassa la Sba limitata a 9 punti realizzati in un quarto i minuti scorrono veloci con gli ospiti capaci in difesa di annebbiare l'attacco aretino che si sveglia solo negli ultimi 3 minuti Cutini viene servito con continuità e la Laretina ricuce lo strappo firmando il pari a quota 63 con 38 secondi da giocare azioni confuse da una parte e dall'altra premiano gli ospiti la infatti spreca il pallone della vittoria spendendo anche fallo con due secondi sul cronometro Giacomo Benocci dopo aver sbagliato il primo tiro libero segna il secondo dando la meritata vittoria agli ospiti 64 a 63 adesso in casa Maranto si dovrà riflettere sul momento negativo con l'obbligo di ritrovare quello spirito battagliero che aveva contraddistinto le intere partite dell'avvio di stagione spirito che adesso si vede solo per alcuni tratti di gara ma è proprio in questi periodi meno facili che tutto l'ambiente amaranto dovrà fare gruppo perché si entra nella fase decisiva della stagione e la squadra ha la necessità di tornare a lottare su ogni pallone senza mollare la presa dell'avversario e senza accontentarsi mai. Per trovare fin da domenica di nuovo al Sport Estra Mario D'Agata contro il lanciato Vela Viareggio. La prestazione positiva, fattore indispensabile per poter ambire a tornare ad ottenere anche i risultati. Jacopo Vignaroli, direttore generale della Scuola Basket Arezzo: 37 a 27 al termine del primo tempo e poi 63 pari a 15 secondi al termine. La grande delusione, Jacopo, che partita è stata! Io credo che le partite innanzitutto durano 40 minuti, non 20, e quindi conta il risultato finale, non quello, quello parziale. Oggettivamente gli altri anche nei momenti di difficoltà non hanno mai mollato, noi probabilmente eh, ci siamo messo un pizzico di presunzione perché andando avanti si è pensato che la partita fosse fatta, invece gli altri, come detto prima, non hanno... Non ha mollato, eh, un atteggiamento troppo blando nei, nei secondi 20 minuti ci ha eh, penalizzato. Poi riprendere le partite, quando anche se sia superiori, perché oggettivamente credo che la nostra squadra sia eh, superiore, tecnicamente però c'è anche altri... Altri valori, oltre alla tecnica, gli altri hanno eh, dimostrato di, sotto questo punto di vista di essere oggi superiori a noi. Riprendere le partite quando gli altri vanno avanti diventa, diventa complicato, non ti puoi permettere il minimo errore. Noi siamo arrivati alla fine di errori comunque se ne è commessi diversi. Nonostante questo abbiamo avuto l'occasione per vincere la partita, ma abbiamo gestito male l'ultimo pallone. E non solo non siamo andati supplementari, ma gli abbiamo concesso due tiri liberi per vincere la, la partita.